ora parliamo col prossimo servizio di aziende verdi in regione. È stato infatti assegnato come ogni anno il premio che ha visto premiata, scusate il gioco di parole, anche un'azienda agricola di Bedogna, la Ortigiani. Tra le aziende che si sono distinte per essere particolarmente green, portatrici di valori etici, sociali e legati alla sostenibilità ambientale, per aver unito tradizione e innovazione nel raggiungimento di un minore impatto ambientale, c'è anche l'azienda agricola Ortigiani di Bedogna di Federico Rolleri, premiata con altre 5 aziende alla 3ª edizione del Premio Economia Verde dell'Emilia-Romagna, organizzato con il sostegno di Unipol e con i patrocini di Regione Emilia-Romagna, Aster, Unioncamere Emilia-Romagna ed Erve. L'azienda bedonese ha vinto il premio nella sezione agricoltura. Azienda Agricola Ortigiani opera in territorio montano, zone non facili, tendenti allo spopolamento. Avviare un'azienda agricola in montagna è attualmente una buona pratica in sé. In più, se l'orientamento dell'azienda va nella direzione di valorizzare vecchie colture oppure l'allevamento di animali in via d'estinzione, la buona pratica diventa doppia. Credo che il Premio Economia Verde sia stato conferito a partire da queste motivazioni. C'è un valore aggiunto, almeno noi riteniamo che ci sia un valore aggiunto, che è quello di fare rete nel territorio montano, nel nostro caso in Alta Valceno. 8 aziende agricole si sono in qualche modo associate, operano con dei fini comuni, ognuno secondo gli strumenti che possiede. Fare rete dunque penso che sia tra le motivazioni del conferimento del premio, perché non è solo una buona pratica, ma è una cosa necessaria in questo momento per far fronte a delle esigenze di mercato che da singola azienda agricola, per quelle che possono essere le dimensioni in territorio montano, non si potrebbe mai stare dietro al mercato, quello che richiede il mercato, anche se sono mercati di nicchia naturalmente, tendenti ai prodotti di qualità piuttosto che a grandi colture di carattere intensivo. Si può dire che facciamo parte di reti a 2 livelli, quello locale, le 8 aziende che si sono associate, ed una rete di carattere provinciale, il distretto d'economia solidale. Il distretto d'economia solidale è un'associazione, non ha un fine commerciale, ma solo di organizzazione dei produttori per metterli in contatto con gli acquirenti, in particolare i gruppi d'acquisto solidale. Attraverso l'associazione Cenocè, che è un laboratorio territoriale, che ha sede ad Anzola, pochi chilometri da qui, abbiamo messo in collegamento i produttori con la rete degli acquirenti. Il nostro lavoro, oltre a produrre, è stato semplicemente quello di appunto creare questa rete al secondo livello, acquirenti e produttori che, mettendosi d'accordo sia sul modo di coltivare sia sulla quantità di prodotto, hanno dato vita ad uno scambio di carattere commerciale. In tutto questo, inevitabilmente, Associazione Cenocè, che è partita attraverso un bando comunale per la gestione di una vecchia scuola elementare dismessa, ha svolto il suo ruolo di laboratorio territoriale. Azienda Agricola Ortigiani si occupa di microagricoltura, inevitabilmente, è il territorio che lo suggerisce. Abbiamo valorizzato alcune specie animali, la gallina modenese e la pecora cornigliese. Dal punto di vista delle colture, puntiamo molto sulle patate, coltivando anche patate antiche e i frutti antichi. È partito il campo catalogo montano in collaborazione con l'azienda Steward di Parma. Ci occupiamo del censimento delle vecchie piante e di impiantare nuove piante che siano di frutti, come dire, quelli che vengono chiamati brutti ma buoni, frutti che non hanno bisogno di trattamenti e che certamente nel gusto e nelle qualità superano normalmente quelli nella grande distribuzione. Per valorizzare le 6 migliori iniziative imprenditoriali, far conoscere e diffondere le buone pratiche da loro messe in campo, Legambiente ed Osservatorio Green Economy hanno realizzato 6 video interviste. Abbiamo visto e continuiamo a vedere quella per quanto riguarda l'azienda agricola Ortigiani, in cui i fautori di queste lodevoli imprese si raccontano e presentano il proprio lavoro e le azioni intraprese per migliorare l'ambiente. Il premio Economia Verde dell'Emilia Romagna è diventato ormai un punto di riferimento per le imprese che fanno propria la filosofia della Green Economy, un'iniziativa che ogni anno si afferma con nuovi strumenti e canali di promozione per le iniziative imprenditoriali più meritevoli.